Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2016. Siamo sul tracciato di Spielberg in Austria, il Red Bull Ring. Allora, una prima cosa che vi dico: è arrivato un nuovo pezzo. Come vedete abbiamo perso con il nostro rivale Vettel, perché in qualifica vabbè, è andato più forte di noi, ha fatto il giro più veloce, quindi è arrivato a 30 precisi. Dicevo, è arrivato un nuovo pezzo nella ricerca e sviluppo, quindi abbiamo il secondo livello anche per quanto riguarda la deportanza. Sempre nelle prove di ricerca e sviluppo sono riuscito a completare tutti e tre gli obiettivi. Adesso abbiamo 488 punti, possiamo fare qualcosa di queste, però io vorrei andare con questi un po' più pesanti, che ci danno un bel vantaggio. Al momento la Williams credo che ci abbia superato di nuovo. Prima forse eravamo dietro la Red Bull, eravamo quarti, invece adesso la Williams ci ha superato, mentre la Toro Rosso è ancora dietro. La Manor comunque ha fatto dei gran passi avanti, mentre la Haas sembra che si sia un attimo forse si trova un po' in difficoltà, perché è penultima. La Sauber è rimasta un po' lì nelle retrovie. Andiamo a vedere cosa ci dice per l'obiettivo di questa gara la nostra assistente. Ciao, sono Emma. Volevo solo dirti cosa si aspetta il team da te. Troppo, secondo me. Ottavo posto, John Palmer sconfitto, obiettivo campionato piloti, almeno... Ah, quindi è cambiato anche l'obiettivo del campionato piloti. Adesso almeno ottavi. Prima era sedicesimi, è rimasto per un bel po' così. Va bene, comunque le qualifiche, il giro è andato mediamente. Dai, ci sono alcune parti dove riusciamo a guidare bene, altre dove abbiamo qualche difficoltà su questo tracciato per quanto riguarda l'assetto usato, quello base. In qualifica il nostro obiettivo era l'ottava posizione, siamo riusciti a beccare precisa l'ottava posizione. Perfetto, quindi abbiamo battuto il nostro compagno di squadra Palmer, non il nostro rivale Vettel, e quindi non abbiamo potuto fare di meglio dell'ottavo posto. È una pista molto difficile in realtà, ci vuole molta precisione e in alcuni casi anche molta fortuna nel come si prende una determinata Austria, curva. Una terra che ci ha regalato tanto, lo strudel di Mele, Mozart, Niki Lauda, è uno dei circuiti ad alta velocità tra i migliori al mondo. Siamo qui nel bel mezzo della stagione e la lotta per il titolo si sta facendo interessante, ma se c'è una gara imprevedibile è proprio questa. Il Red Bull Ring, 700 metri sopra il livello del mare. Questo arduo circuito avrà solo 9 curve, ma sono veloci e irregolari, in grado di mettere alla prova qualsiasi pilota. Ci sono due zone DRS e occhio ai sorpassi all'ingresso in curva 2. Il fatto che sia in salita tende ad aiutare chi cerca di frenare per ultimo, all'interno. Luca Filippi è qui con me a commentare la gara su un circuito piuttosto insolito. Già, non è certo una pista banale. Il circuito austriaco è molto più difficile da padroneggiare di quanto non sembri a prima vista. A questo bisogna aggiungere la scarsa aderenza, che punisce severamente anche il minimo errore. Infatti è molto facile ritrovarsi sulla via di fuga e perdere secondi preziosi. Per fortuna, essendo un circuito molto breve, ci sono tantissime occasioni per migliorarsi. Questa stagione siamo stati un po' sfortunati. Devi mostrare al team cosa sai fare. Vabbè, comunque, come vi dicevo appunto, siamo la difficoltà... quasi alla partenza, ed ecco come vediamo. Si configura la griglia di oggi. Nico Rosberg e la sua freccia d'argento partono dalla pole position. E la seconda posizione Hamilton, in griglia secondo, è occupata da Daniel Ricciardo grazie alla bella prova Hamilton di ieri. E ora vediamo il resto della griglia. Perché Vettel, in realtà... Verstappen, Kimi Raikkonen settimo. E Bottas, Hamilton e una Renault... Bene, andiamo avanti. Dicevo, perché Hamilton lo avevo visto tra i primi due nelle qualifiche. Ha cambiato qualcosa, c'è stato qualche problemino tecnico-tattico nel box Mercedes, non ne ho la più pallida idea. Sta di fatto che, come diceva anche il Luca Filippi, la difficoltà di questo tracciato sta proprio nell'aderenza e nella difficoltà in alcuni casi di mantenere la traiettoria. Infatti la difficoltà che ho notato con la nostra Renault è quella della, maggiormente della stabilità, perché in uscita di curva andiamo molto a derapare, abbiamo serie difficoltà, quindi sarà molto ma molto difficile questo tracciato per la nostra Renault, che evidentemente non ha neanche un assetto al top. Io ho fatto le prove libere, ho fatto quelle cose per la ricerca e sviluppo, quei tre test, però effettivamente non ho avuto molto tempo per provare molti assetti, e soprattutto in base al consumo gomme, quindi spero che questo assetto predefinito possa andare bene. Parlando anche di gomme, alcuni di voi me l'hanno fatto notare che
Qualche giorno fa è uscita una patch, questo forse è il primo che sto registrando dopo l'uscita della patch. Hanno aumentato il consumo gomme. Prima le gomme non si consumavano tantissimo, si consumavano forse meno del normale. Adesso forse si consumano troppo, non lo so. Da quello che mi ha detto qualcuno che mi segue, che è il gioco, è facile forare le gomme anche più di una volta a gara. Quindi spero che non abbiano fatto qualche danno come capitò per qualche Formula 1 di anni fa, dove, se vi ricordate bene, all'inizio c'erano delle forature proprio abnormi. Comunque, noi andiamo a vedere la nostra strategia di gara. Partiamo con le ultra morbide e facciamo sì un pit stop, sperando appunto che questa cosa delle gomme non ci vada a penalizzare, perché, come vi dicevo, non ho potuto provare molti giri, quindi non so alla lunga come si comporti la nostra Renault con gomme un po' consumate. Comunque, andiamo in gara e vediamo cosa ci esce qui, perché, come detto, è un tracciato molto ma molto difficile. Mettiamo la miscela grassa all'inizio e attenzione alla prima staccata. Attenzione, si vanno a toccare. Rosberg in testa a coda. Ma come sorpasso illecito? Cazzo sta botta, ecco qua. Maledizione. Allora andiamo con miscela magra. Possiamo approfittare della safety car per non far consumare troppo le gomme, quindi andiamo piano piano. Forse perché quando si era girato Rosberg avevano subito messo bandiere gialle e io lì ero in fase di sorpasso. Però in questi casi, scusa, dovevo inchiodare, giustamente mi si è aperta una finestra, io mi sono buttato per provare a recuperare. Dietro abbiamo Vettel, che comunque si era toccato con qualcuno. Jolyon è appena rientrato ai box. Jolyon ai box. No, io non rientro, ragazzi, perché, come detto, per le gomme. Altrimenti poi comunque dovremmo fare un altro pit. Qui ci sono ancora pezzi dell'auto di Rosberg. Stanno scaldando le gomme, io ancora no, perché comunque dobbiamo vedere quando rientra la safety. Allora, come detto, l'obiettivo di gara è ottavi. Non so se ce la faremo perché siamo avanti, però le auto adesso sono tutte incollate l'una all'altra, quindi noi abbiamo serie difficoltà di sovrasterzo, o meglio di derapate in molte curve, soprattutto in questa zona dove si perde tantissimo, perché è difficile regolare l'acceleratore, quindi molto spesso qui vado in controsterzo e perdo tantissimo. Vediamo un po'. Temperature. No, vabbè, ci siamo. Sono 18 giri, quindi la gara ancora bella lunghetta. Sarà difficile tenere dietro Vettel. No, vabbè. Qualche pezzettino qui l'hanno tolto dell'auto di Rosberg. Quindi davanti abbiamo Bottas, Raikkonen e le due Red Bull, se non sbaglio. Sì. Sì. Sono dietro a Bottas, non posso mettermi troppo incollato.
almeno preserviamo un po' le gomme con la safety car. Poi mettiamo anche miscela grassa, tanto abbiamo più 3,81 giri, quindi ci sta. Ok, prepariamoci. Metto direttamente la miscela grassa. Ancora bandiere gialle, ok. Come vedete, questi vanno a bomba. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 15,1 secondi. Stiamo pensando di cambiare strategia. Vuoi provare un'alternativa o preferisci attenerti al piano A? Il distacco dalla vettura che ti precede è 0,6 secondi. Mantieni strategia. Mantieni. Perde tempo, vaffanculo. Qua si inizia a vedere un po' di sovrasterzo. Dobbiamo dosare tantissimo l'acceleratore, ma attenzione, si insinuano all'interno. Io sono rimasto un po' tutto all'esterno, ma io mi metto sempre un po' più interno per evitare che, ecco, prendano la scia, e comunque per rimanere all'interno della curva. Quindi so che vado sullo sporco, ma faccio per evitare appunto che Vettel in questo caso prenda la scia. L'avevo già notato che la Renault qui abbiamo grosse difficoltà, per quanto abbia fatto, come detto, prove libere solo per la ricerca e sviluppo. Però abbiamo notato che siamo andati fin troppo bene nelle qualifiche, perché si va molto di controsterzo. Attenzione, dietro abbiamo Hamilton. Vabbè, una parola a tenere. Dietro una Mercedes. Adesso che può utilizzare anche il DRS. Non dovrebbe piovere per un po'. Se ci sono novità, ti aggiorniamo. Attenzione, bandiere gialle. Forse è Nasr. Cosa che ci può aiutare, perché... ah no, lì è verde. Così non ci supera Hamilton, visto che ci sono bandiere gialle. Vado a usare tantissimo. No, no, torno dopo. Cazzo, però mi devono... mi fanno allargare così per evitare di tampinarli. Stanno rientrando. Provo a fare un giro in più, per quanto comunque perdiamo, ma non so se le altre gomme ce la facciano a finire tutta la gara. La strategia è rimasta la stessa, quindi significa che lui mi ha fatto rientrare a quello previsto, come detto, mi vuole far rientrare a quello previsto, però calcolando che abbiamo fatto
paio di giri dietro la safety car o un paio di giri in più se vogliamo per le gomme. Poi un paio di giri in più è una parola grossa, perché come vedete non stanno benissimo e Vettel ce l'abbiamo alle calcagna. Spero che il consumo gomme sia alto anche per gli altri. Perderemo qualche posizione per il pit, però ragazzi, secondo me box in questo giro. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. Sì, le gomme comunque sono le ultra morbide queste, quindi è normale che durino poco. Ci abbiamo fatto, se vogliamo, 6/5-6 giri. Forse ci può stare, vediamo. Però comunque le super soft come vanno? Se sono le ultra soft, quindi proprio. E anche Raikkonen, allora ancora non si è fermato. Ti stiamo aspettando. Aia. Rientra a questo giro. Merda. Attenzione qui. Ok, Raikkonen, eccolo lì, si è fermato. Adesso scorrono quelli che speriamo. Speriamo che magari gli altri vadano a consumare prima le gomme, non lo so. Occhio qua all'uscita, che è bastardissima. Siamo sedicesimi, ma sicuramente molti si dovranno ancora fermare. Spero di non aver perso tutte queste posizioni solo con i giri prima del pit. Ok. Abbiamo approfittato, come detto, della safety car per farci praticamente metà gara con le ultra morbide, che però erano arrivate, ma ci sta. Vediamo queste come vanno. Perché su questa pista il problema è che, come vedete, l'auto sguiscia parecchio. Quindi immaginatevi quando le gomme sono finite. Già adesso che le gomme sono praticamente nuove, c'è quella tendenza, col volante si sente ancora di più volante alla mano. Il distacco è 2,5 secondi. Il distacco da quella dietro è 1,6 secondi. Quindi con le gomme consumate dovremmo cercare di resistere nel finale, cercando di fare comunque una guida più pulita possibile. Qui metto in pratica quello che mi fa fare nella ricerca e sviluppo, cioè il consumo gomme. Certo, i giri non saranno velocissimi, però meglio preservare un po' le gomme, perché sennò alla fine, se arriviamo senza, andiamo a perdere molto di più. Massa appena rientrato ai box, ripeto, massa ai box. Benzina come siamo messi? No. Sfruttiamo finché possiamo questa miscela. Anzi, tengo d'occhio proprio la benzina. La sfrutto adesso perché vorrei
ribeccare questi davanti per poter utilizzare il DRS, ma... andiamo praticamente allo stesso ritmo. Merda. Non dovrebbe piovere. Se arriva una perturbazione, ti avvisiamo. Non è che questi hanno già fatto il pit, maledetti. In teoria no, perché forse hanno le super soft e devono mettere le ultra morbide, almeno lo spero, perché altrimenti abbiamo perso, eravamo quarti, quindi senza le posizioni. Abbiamo fatto una buona partenza, mi dispiace per il fatto di di ridare la posizione a Bottas, perché comunque era appena uscita la safety car, quindi eravamo già due posizioni avanti, facevamo un po' da tappo e potevamo tenerli dietro per qualche giro se vogliamo, perché vabbè, comunque ci avrebbero sverniciato. Però dobbiamo sperare che qualcuno debba ancora fermare al pit, ma a quanto pare no. Ok, un paio di auto sì. Fai molta attenzione, bandiere gialle in pista. Attenzione, Vettel si è sfracellato. Come detto, una pista molto difficile. Vettel ha avuto problemi quella curva sia alla partenza che adesso. Rosberg si è girato lì. È tosta anche per l'intelligenza artificiale. Adesso davanti c'è anche il nostro compagno di scuderia. Attenzione. Che però si è fermato, ricordiamoci, durante il regime di safety car. Merda. Adesso che li avevamo quasi ribeccati, vabbè. Ok, lui rientra. Il nostro compagno di scuderia, non so. Non so se fa la doppia sosta. Oddio, si è fermato molto presto, quindi dubito che le gomme... Ah, però ha messo le soft, maledetto. Che di quelle a disposizione è la miscela più... la mescola più dura, perché abbiamo le ultra morbide, che sono quelle che si consumano prima. Poi le super soft, quelle che ho io. E le soft, che quindi questo... potrebbe arrivare effettivamente a fine gara con quelle gomme. Vediamo. Attenzione, le Renault dopo le migliorie, comunque anche Palmer va a bomba. Stanno messe le nostre di gomme. Aia. Cazzo. L'anteriore sinistra, vabbè, qui è molto sotto sforzo. Palmer, rallenti un pochino. Che cazzo, non ce l'ha le gomme un po' consumate, maledetto.
tutte queste curve in appoggio sull'anteriore sinistra la stanno distruggendo. Io ho paura più che altro di Sainz, che ha le ultramorbide, quindi... Noi penso che pian piano andremo a perdere sempre di più con queste gomme. Dai, dai, fare una guida pulita. Vabbè, siamo là. Piano qua. Devi fare curve pulite. Abbiamo proprio lo stesso identico ritmo più o meno, no? Maledetto, ha messo le... se l'è vista bene nel mettere le soft dalla le nostre. L'anteriore sinistra è morta. Voglio vedere se c'è un possibile margine di recupero, ma... la vedo difficile. Troppo distanti, cazzo. Oddio, in realtà no, siamo troppo distanti. Forse è inutile anche mettere la miscela grassa, perché... però ha fatto una bella strategia Palmer, eh? Effettivamente ha tenuto in considerazione anche le soft. Già uscito, quindi vabbè, che vuoi fare? È stata comunque una buona gara a conti fatti, perché alla fine, ora perché il nostro compagno di squadra ha fatto meglio, però ci sta, ci sta. La quinta posizione è ottima per questa quarta e quinta posizione per la Renault, bene così. Anch'io, onestamente. Ok, ok. Benissimo, benissimo così. Grande prestazione della Red Bull, che oggi si aggiudica una vittoria stupenda. Pista molto difficile, che ha fatto fuori Ferrari. Beh, probabilmente la gestione delle gomme è stata determinante in questa gara. Come sempre, la velocità in sé non è tutto, bisogna mantenerla costante per un intero stint, se non per tutta la gara. Quindi riuscire a tenere un buon tempo sul giro senza sforzare troppo le gomme. E la vettura si rivela spesso un fattore decisivo per la vittoria.
Ecco i nostri vincitori. Che gara entusiasmante. Hamilton ha recuperato un bel po', però. Ha lavorato molto per far sì che le vetture fossero pronte. E oggi Raikkonen, vediamo zitto, i frutti zitto, di quel lavoro. È rimasto lì. Però, come detto, sotto al podio c'è il nostro compagno di scuderia Palmer e poi ci siamo noi, quindi ottimo weekend per la Renault, Alla classifica piloti. Ottimo risultato per Lewis Hamilton, che aumenta il suo vantaggio in cima alla classifica. Luca Filippi, secondo te chi è il pilota del giorno? Secondo me il pilota del giorno è Nico Hülkenberg. È riuscito a risalire in classifica e ha messo in evidenza le qualità che fanno di lui un beniamino del paddock. Ed ecco come si configura il campionato costruttori. I punti di vantaggio della Mercedes sugli inseguitori aumentano. Intanto la Renault risale la classifica con un'altra prestazione notevole. È stato bello avervi qui con noi questo weekend. Spero che vi siate divertiti. Arrivederci. Alla prossima. Allora, certo, Hülkenberg da 18° è arrivato 8°, però a quel punto avrei premiato onestamente, anche se va contro la nostra scuderia interna, la nostra... il nostro primato all'interno della scuderia. Però Palmer ha fatto una signora gara, da 12° in partenza è arrivato 4° e ha avuto questo sprint nella strategia, nel mettere le gomme soft. È stato l'unico a mettere le soft, noi siamo andati sempre tutti con ultra soft e super soft. È stato solo lui a finire la gara con le soft, perché giustamente si era fermato all'inizio, e tanto di cappello a Palmer. Va bene, noi ragazzi allora ci vediamo con il prossimo appuntamento di Formula 1 2016. Voi mi raccomando, come sempre, fatemi sapere seguitemi anche, come detto, sulla pagina Facebook e sul secondo canale se la gara vi è piaciuta. Dai, non abbiamo guidato male, alla fine, come detto, era una pista molto difficile, che dava parecchio sovrasterzo, parecchio derapata andava la nostra Renault, quindi siamo riusciti a guidare abbastanza puliti. Le gomme, come vedete, si consumano più, molto di più rispetto a pre-patch, quindi spero che in futuro non ci daranno troppi problemi. Siamo settimi in campionato, quindi ci può stare. Quindi spero che questa gara vi sia piaciuta. Noi ci vediamo con il prossimo appuntamento. Allora, dai, un saluto a tutti da quel tale Ale.